Alla lettura della parola di Dio come la troviamo nell'Evangelo secondo Matteo, a capitolo 2, dal verso 1 in poi. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». E vorrei con voi fermarmi un attimino anche per leggere il verso 7. «Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandandoli a Betlemme, disse loro: andate a chiedere informazioni precise sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino così con Maria sua madre, prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono di doni oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Possiamo sedere. Quando il popolo del Signore
legge un testo del genere pensa inevitabilmente alle grandi differenze che ci sono tra parlare della nascita di Gesù e vivere la nascita di Gesù. La domanda che a volte si pone è: celebrate il Natale? Dovremmo piuttosto porne un'altra. Vivete il Natale, la nascita di Gesù nella vostra vita? Oggetto della nostra meditazione è: siamo venuti per adorarlo. Siamo venuti per adorarlo. E la nascita e l'infanzia di Gesù non furono comuni. Gesù era figlio di Dio, fu concepito da una vergine e una cosa del genere non può accadere a livello terreno. La sua nascita fu annunciata dagli angeli e fu presentato come il re che doveva venire, ma che nacque in una stalla. A stento trovò dopo un'ulteriore sistemazione. Anche la visita che ha ricevuta da questi magi di cui abbiamo letto è una visita speciale. Si tratta di persone un po' particolari, lontani dal nostro mondo, sacerdoti medi e persiani, dediti allo studio degli astri e alla divinazione, dedicavano la loro vita ricercando la verità. Un po' maghi, un po' scienziati di quel tempo, eruditi in filosofia, scienza, medicina, ma adesso si ritrovano in questa realtà, e tra poco vedremo come, di incontrare il re, il dominatore dei popoli, che viene a nascere non nella corte, dove loro si sono giustamente recati a chiedere dov'è il re dei giudei che è nato. Pensavano di trovarlo presso la corte reale e hanno fatto anche un po' di guai, perché poi Erode, sempre molto pericolosamente avversario persino dei suoi familiari, ne ha uccisi tantissimi, tra cui suo nonno, per darvi un'idea. Alla fine si ritroveranno a allertare un uomo su un falso problema, pagando degli innocenti, la famosa strage degli innocenti. La prima cosa che vogliamo considerare è: siamo venuti per adorarlo. Ci parla di aspettazione, attesa. Ogni bambino è aspettato per 9 lunghi mesi, ma il mondo, la terra, ha atteso a lungo, finché nella pienezza dei tempi il Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo. E siamo venuti per adorarlo, ci parla di un'attesa che la terra ha vissuto per centinaia e centinaia di anni. Gli ebrei, ben colti nella legge di Mosè, ma soprattutto i loro capi e sacerdoti, sapevano dal profeta Michea: da te, o Betlemme Efrata, quindi chiaramente descritto dove doveva accadere, verrà colui le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. La città di Betlemme Efrata si trovava a 10 chilometri a sud di Gerusalemme. Un po' tutti sapevano che era, per due motivi: c'era nato il famosissimo re Davide, e secondo questa profezia doveva nascerci il nuovo Davide, il dominatore dei tempi, il futuro re dei re, il signore dei signori, le cui origini, abbiamo letto, risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, cioè le sue radici affondano nell'eternità, perché Gesù non è un uomo, Gesù è Dio e fatto uomo. È importante la distinzione: non è un mezzo Dio, un mezzo uomo, come i semidei del mondo greco, dell'Olimpo, del tempo che fu, in cui c'erano corpi mezzo animale e mezzo uomo, erano delle semidivinità. Gesù è stato al 100% Dio, al 100% uomo, e il fatto che abbia delle origini nei giorni eterni non implica che è una prima creatura, ma che lui ha la sua origine nella notte dei tempi, molto ben descritta nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, al verso 1, dove leggiamo:
Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Dunque Gesù è Dio, oltre a essere vero uomo, e era aspettato. L'aspettazione era della terra intera, del mondo giudeo in particolare, e di un uomo e una donna che insieme ad altri aspettavano in modo speciale. Uno si chiamava Simeone, un'altra Anna. Vi era in Gerusalemme, dice la scrittura, un uomo di nome Simeone. Questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui, perché tutti quelli che aspettano Dio, Dio il suo Spirito lo manda. Tutti quelli che aspettano il Signore si viene a rivelare. Ma c'era anche un'anziana sempre là nel Tempio, che sopraggiunta nella stessa ora, si chiamava Anna, lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. C'era dunque un gruppo di devoti giudei che aspettavano la venuta di questo re dei re, di questo Signore che avrebbe liberato il suo popolo. Siamo venuti per adorarlo, dissero i re, i magi, e questo ci parla di aspettazione, quella un po' di tutti e quella di alcuni in particolare. Ma siamo venuti per adorarlo, ci parla anche della venuta di questo re, una venuta profetizzata e preparata precisamente. Di lui è ben descritta la sua nascita, e infatti leggiamo al verso 3: il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti, gli scribi, si informò dove doveva nascere. E dice qui il verso 5: essi gli dissero in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo dei profeti. Questo vuol dire che era una dettagliata, precisa ricostruzione biblica profetica, quella che atteneva, riguardava la nascita di Gesù. Ma non solo si parlava precisamente nelle scritture della sua nascita, anche dei suoi insegnamenti, anche dei suoi miracoli. Nell'Evangelo di Luca leggiamo che in Nazaret, dove poi crebbe il maestro, gli fu dato nella visita che fece il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi. Come vedete, Isaia 750 anni e più prima aveva precisamente previsto cosa sarebbe accaduto. Questo maestro, con i suoi insegnamenti e i suoi miracoli, sarebbe venuto, il Messia si sarebbe manifestato e avrebbe fatto tutto questo bene. Ma di Gesù, del re che nasceva, era anche scritto riguardo alla sua morte. Paolo dirà nella prima epistola ai Corinzi: vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Questo la dice lunga sull'importanza che noi dobbiamo dare alle scritture, alla Bibbia. La dice lunga sul fatto che dobbiamo leggerla tutti i giorni, la dice lunga sulla necessità di frequentare tutti i culti possibili. La vita cristiana è una vita improntata sulle scritture e noi dobbiamo crescere nella conoscenza delle scritture. Dovremmo affrontare ogni sacrificio per venire nella casa di Dio, ascoltare gli studi, le predicazioni insieme per crescere nelle vie di Dio. Solo così ci sarà un'aurora. Dice Isaia 8:20: alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non ci sarà per lui
alcuna aurora. È importante ricordare che ognuno nasce per morire. Qualche volta l'abbiamo detto, Gesù nacque per morire però per gli altri, e questo lo ha fatto oltremodo grande. Era nato in questo posto, e nel verso 1 abbiamo letto: dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Avrete sicuramente notato, i più attenti, che dell'adorazione si parla più di una volta. I magi dichiarano: siamo venuti per adorarlo, poi lo trovano, lo adorano, ma cosa strana per alcuni, ma non tanto secondo le scritture, di adorazione parlano anche persone empie. Per esempio Erode dice: ditelo pure a me quando voi lo troverete, affinché anch'io venga ad adorarlo. Aveva ucciso tanta gente, viveva una vita di violenza, di cattiveria, di tirannia, non gli spettava il trono di Israele perché era uno straniero, ma ebbe l'accortezza di sposare la figlia di un sommo sacerdote, e questo tuttavia non lo legittimava. Alcuni pensano che questi magi d'Oriente, quando hanno visto la sua stella in Oriente, abbiano chiaramente capito che si trattava di un miracolo. Erano studiosi di astrologia e subito attribuiscono alla nuova stella che intravedono la possibilità che si trattasse di un messaggio di Dio al loro cuore di ricercatori. Non capivano, non sapevano molte cose, ma Dio si rivela a chi è assetato. Anche a noi tutti Gesù ci tranquillizza fino all'ultima pagina della Bibbia, e cioè dell'Apocalisse, dicendo: io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la lucente stella del mattino. La stella mattutina Gesù continua a essere il nostro punto di riferimento. I navigatori satellitari non c'erano, non c'erano altre possibili guide se non quelle terrene, ma a volte mancavano pure quelle in un deserto. E allora come capire la strada? La lucente stella del mattino, quella che risplendeva più di tutti gli altri, sarebbe stata la guida di tanti pellegrini. E così, invece di rallegrarsi, Erode e Gerusalemme si turbarono. Avevano la convinzione che era il figlio di un monarca, e perciò hanno chiesto liberamente, senza porsi problemi di segreti. Hanno ritenuto: lo troveremo nello splendore. E invece nessuno sa dov'è, e addirittura lo ritroveranno poi in un'umile abitazione. La sua venuta fu rifiutata da Erode, che cercherà il fanciullino per farlo morire. E questo è veramente triste, quando pensiamo che fin dal principio Gesù è stato rifiutato. Rifiutato da Erode, che cercherà di farlo morire. Rifiutato dalla sua famiglia, che non riusciva a capire certe sue affermazioni e che non lo seguirono inizialmente. Tant'è che a volte dicevano a Gesù: c'è la tua famiglia fuori. E lui rispondeva: chi è la mia famiglia? Solo chi fa la volontà del Padre mio. L'hanno rifiutata, e l'hanno rifiutata in tanti, ma la buona notizia è che Giovanni 1,12 dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. E San Giovanni nell'epistola riecheggia e dice: e tali siamo, benedetto il Signore. Nella vita intera lui è stato rifiutato. Il profeta, molti anni prima che nascesse il Messia, aveva previsto che sarebbe stato disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con il patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Dunque il Maestro Gesù, il Messia venuto sulla terra a nascere,
non fu persona accettata, piuttosto rifiutata, negletta. Ma c'è una terza cosa qui, ed è: siamo venuti per adorarlo, dissero quei magi, ci parla della vera natura dell'adorazione. Oggi un po' tutti parlano di adorazione e generalmente si sta imponendo l'idea di adoriamo, vuol dire cantiamo qualche cantico. Ora è bellissimo cantare gli inni, ma adorare è più che cantare un canto. E dire facciamo una sera d'adorazione non vuol dire fare un concerto cristiano, magari senza neanche predicare la Bibbia, vuol dire tutta un'altra cosa. Adorare vuol dire elevare lo spirito mio nella presenza del Signore e prostrandoci dinanzi al trono della sua grazia, privarci di ciò che pensiamo o siamo veramente, porre per così dire le nostre corone dinanzi al trono del Signore e proclamare: tu sei degno di ricevere la lode, l'onore, la potenza e il regno in sempiterno. Questa è adorazione. Adorazione è offrire, e bisogna offrire qualcosa che ci costi e non il di più che abbiamo nelle nostre possibilità. Notate il verso 11: entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre. È un falso storico biblico quello che i magi lo trovarono in una stalla. In una stalla lo trovarono pastori a cui fu dato l'annuncio, pastori che stavano all'aperto, e quindi non era un momento di freddo, ma era almeno un momento primaverile. Quindi non corrispondono le date in cui Gesù sarebbe nato secondo i criteri attuali che si fanno e quelli biblici. E a questi pastori che stanno all'aperto e non ci sarebbero stati certamente in un periodo invernale, che gli angeli appaiono e dicono: oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. Ecco, questa buona notizia porta questi pastori a farsi i loro 10 chilometri a sud di Gerusalemme, vanno fino a lì e lo trovano in una stalla, perché ahimè il re dei re non gli hanno riservato neanche una camera. Non dico al King David o al King Solomon, tra i migliori attuali alberghi a 5 stelle di Gerusalemme, ma neanche in quelli di più modeste convinzioni e condizioni. E allora che fare? Una stalla, per ricordare a me e a voi che essendo ricco si fece uomo, essendo ricco è venuto a stare in mezzo a noi. Lode al suo nome. E questi uomini adesso si ritrovano in una posizione di poter adorare. Cosa è adorare? Adorare, impariamo da loro, è offrire. E offrirono oro, incenso e mirra. Vorrei dirvi che ci parla della sua regalità e divinità loro. Egli era ed è Dio fatto uomo, l'Emanuele, Dio con noi. E l'incenso ci parla del suo ufficio di sommo sacerdote, che offriva l'incenso per nascondersi agli occhi di Dio coi suoi difetti, affinché Dio guardasse invece che al sacrificatore, al sacrificio, all'animale sostitutivo di sacrificio davanti al Signore. E la mirra ci parla del suo sacrificio. Ricorderete che gliene hanno offerta, come facevano un po' a tutti, affinché lui soffrisse di meno. Ma Gesù ha voluto soffrire pienamente. Egli è morto consapevolmente per me, è morto pienamente per te. E gli offrirono oro, incenso e mirra. Adorare e offrire. Notiamo anche un'altra cosa: adorarono il bimbo. La Bibbia lo precisa chiaramente: prostratosi, verso 11, lo adorarono. Non adorarono chi stava col bimbo, non adorarono sua madre, non adorarono suo padre. C'è solo uno che è degno di essere adorato, ed è Gesù. Il suo nome è un profumo che si spande. E il Padre gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome,
il nome di Gesù, dinanzi a cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Giunsero da un paese lontano. Invece i giudei, che hanno avuto il turbamento, non hanno fatto neanche un po' di strada per andare a fare le loro ricerche. Ecco perché i magi un giorno si leveranno nel giudizio come la regina di Sheba, la regina del Mezzogiorno, che venne da lontano per cercare la verità e andò alla corte di Salomone per avere le sue risposte. Gesù disse di questa donna che lei comparirà nel giudizio con questa generazione, la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, disse Gesù, qui vi è più che Salomone. E i magi si eleveranno e si leveranno dinanzi a tutti nel giorno del giudizio per dire: abbiamo fatto tanta strada, abbiamo seguito la stella, abbiamo adorato. Voi avete avuto in mezzo a voi Gesù, il Figlio di Dio, e invece lo avete crocifisso. Ma grazie a Dio c'è un tempo in cui possiamo pentirci degli errori, e piangeranno, dicono le Scritture, anche colui che hanno trafitto. Benedetto il Signore. L'adorazione nell'offrire i beni terreni, le proprie risorse economiche, ma anche l'adorazione giusta, l'adorazione non solo quindi che costi qualcosa, ma l'adorazione appropriata. Adorarono il bambino e non i genitori. E ancora, adorarono nel modo giusto, perché Gesù poi spiegherà, cresciuto ormai, donna, allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. I veri adoratori adoreranno. Allora, qui tutto parla d'adorazione. Erode vuole adorare, i magi vogliono adorare, poi ci riescono, e un po' tutti sembrano animati da questa voglia di adorare, specie in certi giorni dell'anno. Vogliamo adorare, vogliamo adorare, vogliamo adorare questo Figlio di Dio che è nato. Beh, per adorare bisogna offrire qualcosa che costi, per adorare bisogna adorare Gesù e non un uomo o una donna, per adorare bisogna adorare nel modo giusto. I veri adoratori adoreranno, quindi non i religiosi che non hanno fatto grandi sacrifici per cercare dove stava il Messia che era nato. I veri adoratori non sono i barbari pagani che presso le popolazioni germaniche del nord usavano mettere un albero, oggi si direbbe un albero di Natale, un albero davanti casa propria, per festeggiare ardendo ceppi nei loro camini il passaggio dall'autunno al periodo triste dell'inverno. Si credeva che l'albero proteggesse dalle cattiverie delle false divinità. Non abbiamo nessun bisogno di proteggerci con niente, a noi ci protegge il sangue dell'agnello. E l'hanno vinto a motivo del sangue dell'agnello e della parola, della loro testimonianza, dice Apocalisse capitolo 12 verso 10. Ma i veri adoratori adoreranno, ci dice anche, che i religiosi delle cosiddette religioni cristiane, che oggi adornano case, chiese con alberi dalle origini pagane, non hanno completamente capito. Adorare non è l'uso di un albero, adorare non è neanche qualcosa che ha a che fare con consuetudini del mondo pagano. Adorare è prostrarsi davanti al Signore e dire: noi ti amiamo, Signore, con tutto quanto il nostro cuore. I veri adoratori adoreranno. Dirà il profeta Geremia, capitolo 10, verso 2, non imparate a camminare nelle vie delle nazioni, cioè dei pagani, e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura, cioè i pagani. Infatti i costumi dei popoli sono vanità. E
prosegue Geremia 10:3, si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia, lo si adorna di argento, di olio, di oro, lo si fissa con chiodi e con martelli perché non si muova. Pensate davvero che un aggeggio del genere possa proteggerci? La parola di Dio dice che noi siamo al sicuro perché il Signore è con noi. I veri adoratori adoreranno, non i religiosi delle religioni cosiddette cristiane. Sapete che più di una religione si definisce cristiana, che usano consuetudini e norme che prima erano ritenute pagane e che oggi pian piano si sono infilate e hanno sovvertito i primitivi principi cristiani. I primi cristiani non avrebbero mai festeggiato un uomo con la barba bianca che andrebbe in giro col nome di San Nicola a distribuire dei doni alla gente, anche perché a casa mia e in molte case che abbiamo noi i camini non ci sono. Ma per grazia del Signore Dio sa come farci dei buoni doni. Non abbiamo bisogno di uomini e donne immaginarie presi, mutuati dal mondo pagano. Noi siamo qui per adorare. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. I magi dissero: siamo venuti per adorare. Perché, avviandoci alla conclusione, stasera siamo qui. Noi siamo qui perché siamo venuti per adorarlo. Siamo venuti per adorarlo e i pastori e i magi lo fecero. I pastori lo fecero, i magi si prostrarono e lo adorarono. I pastori lo trovarono in una mangiatoia, allora perché poi i magi lo trovano in una casa? Perché finalmente qualcuno ha aperto le case, la propria casa al futuro re dei re. Vorrei dirvi che molta gente dice no a Gesù, ma per la grazia di Dio qui ci sono centinaia di persone e tanti altri che stanno ascoltando che invece hanno spalancato il cuore a Gesù. E proprio come questi magi dicono al Maestro e a chiunque ci ascolta: siamo qui per adorarlo. Noi siamo qui per adorarlo, di un'adorazione pura, spirituale, i veri adoratori. Ci sono i fasulli, ci sono anche i cattivi come Erode, che parlano di adorazione ma non sanno neanche che cosa è. Aggiungerei che in tutto questo gli angeli hanno avuto un ruolo importante. Perché Gesù e gli angeli hanno avuto tanto spazio reciprocamente? Per insegnarci dagli angeli la vera adorazione. Fino a quel momento l'adorazione era quella di un sommo sacerdote che una volta all'anno offriva al Signore il sacrificio per il peccato. Era quello dei sacerdoti che entravano nel luogo santo e offrivano i vari sacrifici richiesti. Ma il popolo stava fuori nel cortile. Noi siamo qui per adorarlo, dissero i magi, perché si apriva una nuova era. Siamo qui per adorarlo perché iniziava un nuovo momento. La dispensazione della grazia avrebbe spalancato la cortina che impediva l'accesso al luogo santissimo e che si fece divise in due quando Gesù è morto sulla croce. E da allora libertà. Ogni credente, ogni cristiana, ogni cristiano può adorare il Signore, di un'adorazione pura, vera, sincera, dedita solo alle Scritture, secondo le Scritture. Non vogliamo offrire altro che ciò che la Bibbia dice di offrire. E l'angelo che disse: non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai un figlio e gli porrai nome Gesù, non è stato il solo angelo. Poi un angelo apparve in sogno a Giuseppe: non temere di prendere con te tua moglie. E gli angeli hanno protetto il maestro. Un angelo apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: prendi il bambino e fuggi, vai in Egitto finché non te lo dico io di ritornare. Erode lo voleva uccidere. E ancora un angelo, degli angeli, hanno servito il maestro dopo la sua dura tentazione. E quando, perché portava i miei e i tuoi peccati, si è sentito separato dal Padre e ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È scritto che un angelo dal cielo venne per rafforzarlo.
Questi angeli tanto preziosi e importanti ci insegnano la vera adorazione, ma hanno un problema e ce lo spiega San Pietro qual è: cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi e non ci riescono. E sapete perché? Perché solo noi, adorando, possiamo farlo in forza di una scelta. La Chiesa di Dio, col diffondersi della libertà religiosa con Costantino, man mano ha fatto entrare usi pagani negli usi religiosi. Noi non vogliamo adorare come loro, vogliamo adorare come gli angeli. Ma gli angeli non capivano bene le cose, sapete perché? Perché gli angeli non sono mai stati peccatori. Invece noi adoriamo dopo una scelta. Abbiamo rifiutato di vivere il peccato e abbiamo scelto di vivere per Gesù. Dai nostri cuori rinati e trasformati dalla grazia, salga l'adorazione al Re dei Re e al Signore dei Signori, proclamando insieme agli angeli serafini molto vicino al cuore di Dio: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio degli eserciti, tutta la terra è ripiena della sua gloria. Dissero i magi: siamo qui per adorare.